Ed eccoci a 19 Sport per parlare del principale sport più diffuso naturalmente in Italia, ma in modo particolare anche in Sicilia. E questo è uno spazio dedicato in modo particolare ai campionati della LN di Sicilia, della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, perché da qualche giorno, proprio giorno 10, c'è stata la presentazione dei campionati di calcio di eccellenza, promozione e Serie C1 di calcio a 5 che prenderanno il via il 20 settembre prossimo. Allora, per dare spazio naturalmente ai tantissimi appassionati di calcio e in modo particolare ai tanti addetti ai lavori che stanno rientrando nella normalità, nella quasi normalità, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, sempre restando in tema di Covid-19. Allora andiamo subito a parlare in questo spazio di quelle che saranno le formazioni che tra poco diventeranno protagonisti dei diversi campionati, ma lo facciamo con la partenza migliore, cioè con il presidente della LND Santino Lopresti, che ai nostri microfoni ha proprio aperto la presentazione dei calendari. Vediamo. Sì, oggi è una giornata importante perché, come dire, è l'altro segnale di ripartenza. Io feci un augurio dicendo finalmente si riparte, riguardava. Oggi invece abbiamo presentato i campionati, dal 20 di settembre partono la prima giornata di eccellenza, di promozione, poi partirà il campionato di C1, si chiuderà questo campionato il 18 di aprile e quindi o anche il 17 a secondo gli anticipi come sono organizzati. Sono tutte le partite si svolgeranno nei giorni festivi, nei fine settimana, tranne una partita che sarà infrasettimanale nel girone di andata. Questo è un altro aspetto, diciamo, estremamente importante. Noi siamo contenti per quello che è il risultato, non solo dell'eccellenza, della promozione, della C1, ma anche per quello che abbiamo visto. Oggi abbiamo avuto un incontro con le delegazioni provinciali e con i consiglieri per capire a livello della realtà provinciale cosa avviene. Anche la realtà provinciale per quanto riguarda la terza categoria, la serie di calcio a 5, la serie femminile di calcio a 5, la juniores, bene, confermano i dati che avevamo. Questo è estremamente importante perché questa voglia che si ha di ripartire, questa voglia, questa passione che caratterizza i dirigenti delle città dilettantistiche, ci fa ben sperare, perché vuol dire che questa nazione è pronta, si aggiunge un altro tassello a poter riportare a normalità questa nazione. Noi di questo siamo importanti, io voglio di questo dare un riconoscimento pubblico e un riconoscimento vero a tutti i dirigenti, a tutte le società, a tutti gli atleti. Dobbiamo però, il fatto che siamo partiti non vuol dire che tutto è risolto, non vuol dire che tutto, non c'è più niente, che è scomparso il virus, assolutamente no, anzi, noi abbiamo dato dei suggerimenti, abbiamo fatto un protocollo con l'AIA per come fare svolgere in sicurezza la partita. Io mi raccomando a tutti i dirigenti, perché abbiamo visto dai primi referti che non tutti lo hanno rispettato, mi appello a tutti i dirigenti perché si rispetti questo protocollo, perché il rispetto di questo protocollo vuol dire garanzia non solo per gli arbitri, vuol dire garanzia per ognuno di noi, quindi per i dirigenti che ci sono lì, vuol dire garanzia per gli atleti che giocano in campo, vuol dire garanzia per i tecnici e dei vari attori che a vario titolo organizzano la domenica una partita. Quindi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo capire che può succedere qualcosa, dobbiamo essere pronti a convivere con questo virus, però dobbiamo capire che se applichiamo queste regole, queste regole ci aiutano, ci salvaguardano ulteriormente. Io un'ultima cosa voglio dire, noi è chiaro che ad oggi si sta lavorando anche, lo dico alle società che ce lo chiedono spesso, per avere la presenza, per avere il pubblico. Stiamo lavorando con la Regione perché il DPCM lascia una finestra aperta, però a livello nazionale voi sapete che fino al 7 di ottobre gli stadi sono chiusi. Noi stiamo lavorando con la Regione per vedere se il calcio dilettantistico, dove non vi sono grandi presenze e dove è possibile mantenere quelle norme di sicurezza che sono richieste per eventi di volta in volta, bene, anche noi penso che possiamo rispettarle senza problemi e stiamo lavorando perché questo avvenga. Ma qualora questo non avvenisse, non deve essere un momento di dire chiudiamo, perché io penso che se questo sport richiude difficilmente potrà ripartire. Noi invece siamo partiti, è bene continuare, qualche sacrificio di qualche domenica non penso che possa mettere in discussione quello che è il valore dello sport dilettantistico, quello che è il valore del calcio, che mette assieme i valori della
dell'abbattimento delle barriere culturali e il valore dell'abbattimento delle barriere sociali. Un buon avvio a tutti, auguri a tutti i dirigenti, stiamo vicini tutti, noi sicuramente non vi abbiamo abbandonato e non vi abbandoneremo in particolare in questo momento, lo è stato il Presidente Sibilia a cui va il mio ringraziamento, lo è sempre Sandro Morgana a cui un altrettanto ringraziamento, lo va a tutto il Consiglio, lo va ai dipendenti, agli impiegati del Comitato Regionale, delle delegazioni, ai delegati provinciali, perché tutti insieme vedo che stiamo facendo un buon lavoro e oggi c'è bisogno di unità e di compattezza. Grazie e buon avvio a tutti. Bene, dunque discorso di apertura del presidente della LND Sicilia, Santino Lopresti, che ci ha aperto naturalmente a questa nuova stagione calcistica 2020-2021. Adesso abbiamo un collegamento, il primo direttore sportivo di una formazione che milita nel campionato di promozione, che è il Casteldaccia. Ben trovato a Salvatore Orifici, ben trovato. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Grazie intanto di essere con noi, adesso faremo la presentazione come si compete del Casteldaccia, ma prima insieme andiamo a vedere questo servizio di Francesco Di Miceli che ci presenta tutti i campionati al via, tra poco, guardate. Presentazione dei calendari di eccellenza e promozione avvenuta lo scorso 10 settembre presso la sede della LND, anche la stagione dilettantistica 2020-2021 può avere inizio. Non vedevano l'ora i tifosi che con la prematura interruzione degli scorsi campionati sono rimasti con l'amaro in bocca. 92 sono le società che prenderanno parte a queste competizioni. Nel girone A del campionato di eccellenza sono due le favorite che proveranno a fare il salto di categoria, il Canicattì e l'Acagras. Due squadre che nella scorsa annata sono arrivate rispettivamente seconda e terza. Gli agrigentini, nella prima uscita stagionale, ospiteranno la Dolce Onorio Folgore, mentre il Canicattì dovrà fronteggiare in trasferta l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Le società militanti nel girone B di eccellenza, che più di tutte tenteranno di approdare in Serie D, sono il Ragusa Calcio e lo Sport Club Palazzolo. Attenzione però anche alla Giarre, che con la nuova guida tecnica, abbinata ai nuovi acquisti, potrebbe dire la propria in ottica promozione. Per quanto riguarda la composizione dei gironi del campionato di promozione, fino a qualche settimana fa era tutto in stand-by. La LND però, tramite un comunicato, ha deciso che l'organico, composto originariamente da 69 società, si è ridotto a 52, per via di fusioni, rinunce, ripescaggi in eccellenza e mancato perfezionamento dell'iscrizione al campionato. Squadre come il Casteldaccia e la Mazzarese, che sono rimaste in promozione, inserite nel girone A, sono le due squadre che si daranno battaglia per le prime posizioni in classifica. Nel girone B, invece, le società favorite sono la Sant'Angelese e la Due Torri di Messina, che nella passata stagione sono arrivate ad un passo dal salto di categoria. Da non sottovalutare anche il Milazzo, che è arrivato secondo nel girone C dello scorso campionato. Il girone C comincia in grande, con lo scontro diretto alla prima giornata tra il Motta e l'Atletico Messina, due tra le squadre favorite alla promozione. Nel caso del girone D, squadre come il Megara e il Caltagirone sono le più accreditate alla vittoria finale del campionato. Nel primo match stagionale i siracusani affronteranno il Frigintini, mentre il Caltagirone ospiterà il Canicattini. Bene, queste dunque le formazioni, insomma abbiamo dato una piccola occhiata, insomma, perché le formazioni sono da verificare ancora molto di più. Allora, parliamo con il direttore sportivo del Casteldaccia, Salvatore Orifici, che ci può dare intanto come si sta presentando al prossimo campionato di promozione il Casteldaccia. Guarda, bene, spero, quantomeno il preludio è positivo, abbiamo fatto un ottimo doppio turno di coppa contro il Villabada, abbiamo vinto sia l'andata che il ritorno, adesso ci proiettiamo verso la prima partita di campionato, trasferta molto complicata a Castelbuono, uno dei campi più difficili secondo me del nostro girone, però insomma abbiamo le carte in regola per poter fare bene sia lì che per tutto il campionato, perché la squadra è stata costruita appunto per cercare di fare bene, appunto come ha detto il servizio vostro poc'anzi, per essere diciamo nelle parti più alte possibili dalla classifica. Quali sono stati gli innesti principali che porteranno il Casteldaccia adesso a puntare alla promozione? Ah, faccio qualche nome, ma non me ne vogliono gli altri. L'attaccante è Santo Scarpinato, uno che questa categoria la conosce benissimo. Poi c'è Andrea Cipolla, Benny Monforte. Insomma, sono questi diciamo i nomi che l'Api, Joel, insomma, questi ragazzi, Marco Minnone.
fatto una squadra molto competitiva sotto tutti i punti di vista. Allora, facciamo una cosa, perché ancora vorrei sapere anche l'organico, come funziona, insomma, il Casteldaccia. C'è un presidente attivissimo che è Francesco D'Antoni, insomma, adesso ne parliamo, ma guardiamo che qualche tempo fa avete fatto la presentazione ufficiale della formazione. Allora, ne vediamo una breve sintesi, perché è durata un paio d'ore, insomma, e quindi guardiamo questa sintesi della presentazione al nuovo campionato del Casteldaccia. Eccole qua, erano queste intanto le immagini, grazie ad Antonio Di Fede, che salutiamo, insomma, un nostro collaboratore vicino, molto vicino, insomma, lui è autore, insomma, di questo gol di Fede, che poi sono gli highlights dei campionati, e noi ci stiamo preparando per seguire, sarà la prima televisione in Sicilia a seguire tutti i campionati dall'Eccellenza fino al calcio a 5. Allora, torniamo sempre in diretta con Salvatore Orifici del Casteldaccia, direttore sportivo. Allora, vogliamo parlare intanto dell'organico di questa società che mira in alto. Sì, si è detto bene. Mira in alto, grazie all'ambizione del presidente, poc'anzi nominato Francesco D'Antoni, che è colui il quale, il Deus ex machina, colui che è ancora Orifici, devi puro. abbassare un po' il Sì. volume fuori e l'esterno suo, perché mi arriva un doppio ritorno, quello esterno. Dicevo, lui il Deus ex machina è Francesco D'Antoni, che l'ambizione, lui ha voluto appunto costruire una squadra importante per ben figurare in questo campionato. Da lui tutti i dirigenti, come il direttore generale Enzo Palmieri, il segretario Mauro Gagliano, io in qualità di direttore sportivo, diciamo che dallo staff tecnico e di competenza abbiamo mister Pagano, collaborato da Cosimo Di Salvo. I preparatori atletici sono due, c'è Marco Carlino e Francesco Bombino. Poi abbiamo la scuola di Emilio Zangara, la Z59, che si occupa dei portieri, e poi via via tutto quello che è l'organico, dal portiere fino all'attaccante. Cioè, non so Allora, se li devo nominare forse tutti, ma comunque sì. Orifici, forse non mi sono spiegato. No, non è che si deve avvicinare il microfono, lo lasci lì dov'è, e forse è all'audio esterno. Cos'è, un computer o un telefono che c'ha lei? O No, c'è vediamo, una lontano. televisione? C'è una televisione accesa? Perché c'è un ritorno, insomma, sull'audio che sporca un po' l'audio, quindi non arriva pulitissimo. Adesso arriva meglio, sicuramente. Allora, no, lo può lasciare il microfono, lo lasci, non si sente benissimo lo stesso. Allora, stavo dicendo, questo è l'organico naturalmente del Casteldaccia, però il Casteldaccia è una delle poche formazioni in Sicilia che può vantare una collaborazione davvero ad altissimo livello, non fosse altro perché permette ai giovani calciatori, quindi voi avete un vivaio davvero incredibile, suppongo dai Pulcini fino ad arrivare alla Juniores, no? Adesso, ai miei tempi, quando giocavo io a calcio, era così, Pulcini, Allievi, Juniores e Under 21 c'era pure un tempo, Non c'è insomma. più l'Under 21, ma c'è la Junior, sì, è così. Ecco.
Allora, come funziona questo partenariato importante con chi? Con una delle formazioni di Serie A più rinomate. Sì, sì, è una collaborazione con il Torino Calcio che ha voluto il presidente sempre D'Antoni in collaborazione con Giuseppe Righi, che è colui il quale interfaccia, diciamo, le due società, il Castellaccia con il Torino. È un'academy vera e propria, una collaborazione a tutti gli effetti. Ogni mese vengono istruttori del Torino a fare lezioni sia ai tecnici che ai giocatori, i tesserati dell'SD Casaccia, quindi fanno, diciamo, questa sorta di gemellaggio volto a migliorare sia le competenze dei giocatori che soprattutto quelle dei tecnici che poi andranno ad allenare questi appunto giocatori, e quindi si crea quello che è possibilmente l'ambiente migliore per appunto sia il bambino che il genitore che porta il bambino nella nostra scuola calcio, e quindi per un futuro possibilmente migliore possibile, perché poi uno non fa promesse ma più che altro cerca di dare il meglio. E infatti non è casuale che voi avete la maglia granata, con anche lo scudetto del Torino, insomma, oltre quello del Casteldaccia. Credo che il Torino è sicuramente una delle società più professionali a livello, insomma, della massima serie, e ha sempre guardato in modo particolare ai vivai, perché il Torino per esempio è una fucina di grandi campioni, ne ha sempre tirati fuori tantissimo. Ecco, questo può essere il plus valore di chi si iscrive a una scuola calcio come quella del Casteldaccia? Assolutamente sì, anche perché non c'è nessun, diciamo, costo aggiuntivo per questa affiliazione, perché è tutta una questione di prospettiva, quindi vi si offre questa prospettiva a quelli che sono appunto i ragazzi che si vengono a iscrivere, quindi diciamo che non c'è diciamo un qualcosa di superiore rispetto agli altri dal punto di vista economico, ma da un punto di vista tecnico assolutamente sì. Allora, a 19 Sport partiamo già, perché poi insomma nel corso del campionato, quando partirà il campionato, diventeremo sempre più operativi, però immaginiamo che tra poco ci sarà la prima vostra uscita, che è un'uscita fuori casa, cioè la prima di campionato la giocherete fuori. Vogliamo parlare dell'avversario, insomma, come ve l'aspettate la prima di campionato? Allora, ce l'aspettiamo molto combattivo. Conosco molto bene l'ambiente Castelbuono perché ho avuto modo di collaborare con loro qualche anno fa, quindi conosco l'ambiente, conosco il campo, un terra battuta molto difficile. Il direttore, siamo amici e siamo persone che comunque ci rispettiamo, e so cosa vuole lui dai suoi giocatori, compreso anche l'allenatore, quindi sarà una trasferta molto complicata. Però ripeto, il nostro gruppo non è da meno, l'allenatore già sta preparando la partita da oggi, farà il primo allenamento in vista appunto di questa trasferta. Sono fiducioso perché, diciamo, so come prepara bene le partite e i giocatori sono pronti per affrontare anche nella lista delle avversarie. Che cosa temete di più e chi temete di più in modo particolare? Senza che me ne vogliono le altre, il Resultana San Lorenzo. Il Resultana penso che sia la squadra più completa di questo girone, insieme alla Mazzarese, come avete voi ben detto nel servizio. Quindi diciamo che Resultana e Mazzarese secondo me partono con un gradino in più rispetto alle altre, insieme a noi, diciamo, in questo trio che si gioca più o meno la vittoria del campionato. Un presidente votato intanto a una strutturazione importante, insomma, sta creando dei servizi attorno a questa realtà che è il Casteldaccia, molto importante. Insomma, ci sono dei progetti seri per il futuro. Sì, sì, grazie alla collaborazione con il comune, il sindaco di Casteldaccia, di Giacinto, si è riuscito a trovare una collaborazione per poter usufruire del terreno di gioco, del campo, e metterlo a disposizione anche della comunità, chiaramente, perché non l'abbiamo in gestione, ma siamo regolarmente in affitto. Però insieme al comune stiamo provvedendo a sistemarlo nel miglior modo possibile e dedicarlo anche appunto alla comunità, ai bambini. Cioè, ci sarà una sala giochi, una palestra funzionale anche per attività di ballo, insomma vuole essere un centro polifunzionale, un centro sportivo a tutti gli effetti, insomma. Senta, che cosa ne pensa, così possiamo chiudere, che cosa ne pensa di questo rinvio ancora del pubblico sui campi? Insomma, i tifosi non ci saranno almeno fino al 7 ottobre. Penso che è una cosa strana, perché da un punto di vista è una decisione della questura, la FIGC, la Lega comunque c'entra relativamente, anche perché nel catanese
Notizia di oggi, le porte sono aperte, addirittura fanno pagare pure i biglietti ai tifosi, quindi diciamo che da quella parte il decreto è stato ricevuto e interpretato in maniera diversa rispetto alla questura di Palermo, quindi vorremmo capire perché c'è questa disparità, perché Palermo e Trapani si chiude, a Catania si apre, quindi vorremmo anche a Sant'Agata, quindi Messinese si sta aprendo, quindi vorremmo capire più che altro la motivazione per la quale da una parte della Sicilia si può entrare e dall'altra no. Quindi Lei ha siamo contenti. sentito il presidente Lopresti che ha detto noi stiamo facendo il possibile, naturalmente come LND loro ci stanno provando. Insomma, lei che cosa si aspetta? Una riapertura prima dell'inizio del campionato? Sì, mi aspetto una riapertura, ma quantomeno per quelle società che hanno le tribune che possono riaprire in totale sicurezza norme Covid. Quindi sono due, sono tre, sono cinque, quelle poche che sono, quantomeno permettono l'ingresso, perché sia per chi è in casa, sia per chi è ospite, è bello assistere ad un match e avere il pubblico sugli spalti. Orifici, grazie per la disponibilità, buon campionato Grazie a naturalmente e voi. un saluto a tutti i vostri tifosi del Casteldaccia. Grazie, grazie. Grazie, 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 buonasera.